Amici di Giacomo, allora il nostro appuntamento di quest'oggi con l'approfondimento si sposta di qualche minuto, però si sposta anche all'interno perché siamo qui a Villa del Grumello in questo momento con il lago un po' turbolento, diciamo, e con un forte vento sullo sfondo. Una giornata brutta quella di oggi, ma voglio presentarvi la manifestazione di domenica, che si chiama Libri di Corsa praticamente, ed è molto molto carina, significativa, con Villa del Grumello, l'Athletic Team Lario in collaborazione con l'Associazione Sentiero dei Sogni, tante altre realtà coinvolte. Siamo qui a Villa del Grumello con Chiara Bignami che ci saluta, buongiorno, responsabile degli Buongiorno. eventi appunto qui del Grumello. E domenica, a proposito, Chiara, questo bel evento, indipendentemente dal tempo, giusto? Lo diciamo Sì, si subito. terrà comunque sia la Ecco. corsa perché i runner stoici correranno Uno dei comunque. runner è qua, Massimo, Presidente, buongiorno, buongiorno. negli anni passati hanno corso sempre sotto il diluvio universale, per E cui speriamo che questa volta non ce ne quest'anno sia di magari ce diluvio, l'andremo. ma va bene. Ma anche gli altri eventi organizzati alla Villa del Grumello sono comunque confermati perché nel caso di pioggia verranno fatti alla serra, Allora, quindi. è in transito un parco carico di libri, giusto, Sì. domenica? Cosa succede, Chiara? Ecco, Domenica faremo correre la cultura. bravo, questo è bello. È un progetto che nasce 3 anni fa con Athletic Team Lario, da questo amore condiviso per le bellezze del nostro territorio, per il paesaggio del lago di Como e per questo approccio che, come l'Associazione Villa del Grumello e tutte le altre realtà coinvolte nel progetto, anche gli atleti hanno nel rispetto dell'ambiente, quindi un approccio lento, rispettoso dell'ambiente, del naturalistico e del paesaggio. E quindi dalla condivisione di questi valori nasce quest'idea, che è un'idea dove appunto si faranno correre dei libri, adesso spieghiamo dove, Esatto. e dove succederanno delle attività, ci saranno degli eventi nei quali si avvicineranno discipline diverse, quindi Diciamolo come. subito a chi ci sta guardando, che saluto ovviamente. Ciao, buongiorno a tutti gli amici, da Anna Rosa a Cristina, a Salvatore a Paola, a Sergio ancora a Salvatore, Enrica, Luisa, Dario e Annalisa. Ciao Annalisa, buongiorno anche a Simona e Sandra. È un evento aperto al Sì, pubblico? Ecco, allora è questo. un evento in parte aperto al pubblico perché quest'anno Ma fai così, ovviamente. togli, tanto siamo a distanza, così toglie, siamo a Grazie. distanza di sicurezza, la possiamo anche togliere perché ovviamente Grazie. forse, e se no poi, È un ok. evento aperto al pubblico. Allora, la corsa è riservata quest'anno solo agli atleti di Ecco, Athletic Team quindi Lario, percorrere solo loro e poi adesso però sarà parlo. possibile accoglierli, adesso spiegheremo dove. Mentre alla Villa del Grumello ci saranno delle attività, due eventi in particolare. Uno alle 11, dedicato a Gianni Rodari e il tema del viaggio, con quindi uno spettacolo dove letture teatralizzate dedicate a Gianni Rodari intercetteranno la musica zigana Gypsy, quindi la musica itinerante, a cura scusate, del trio Gypsy coordinato da Flavio Minardo. Al pomeriggio invece alle 16 ci sarà invece Pietro Berra, che è ideatore della Lei Como Poetry Way, di cui adesso parleremo, che al Busto del Foscolo, da noi qui in serra in caso di pioggia, busto che abbiamo appena restaurato, farà delle letture anche lui con altri suoi collaboratori dell'Associazione Sentiero dei Sogni, dedicati a vari personaggi della letteratura, italiani e stranieri, che sono Ecco, tra l'altro Pietro Berra che sta organizzando anche delle audioguide Sì, che esatto. presto saranno a Sì. disposizione per scoprire questo Sì, sentiero. sostanzialmente i libri correranno lungo la Lei Como Poetry Molto Way, bene, ovvero perfetto. questo percorso letterario e anche turistico che da Esatto. Bornate si snoda Eccolo qua il da programma. Gargiola in città, fino a, passando dalla Villa del Grumello fino a Cernobbio, e che lungo il quale appunto si possono incontrare vari poeti. Abbiamo Alda Merini, abbiamo Ugo Foscolo da noi, Mary Shelley, insomma, Plinio, Volta e tanti altri poeti e personaggi illustri comaschi. E nel contempo ci sono delle casette chiamate Little Free Libraries, quindi delle piccole biblioteche libere di scambio libri lungo il percorso, dove la gente in situazioni non di Covid ovviamente abitualmente può lasciare dei libri e Esatto, è prendere una dei situazione libri. un po' particolare, quindi questa volta però non potranno No, andare. questa volta ci sarà questo percorso Ok. dei runner che incontreranno le varie associazioni sul Lungo il territorio, percorso. che ricordiamo essere Associazione Sentiero dei Sogni come co-organizzatore dell'evento, ma
Comune di Como, Comune di Brunate, Comune di Cernobbio, Villa Bernasconi, Giardino della Valle, Associazione La Stecca e Società dei Palchettisti e ex allievi delle scuole Marmori. Ognuno di loro presiderà... Tantissime realtà coinvolte, Ettore applaude con le manine a questa bella iniziativa. Concordo, Ettore, perché è una bellissima iniziativa. Grazie, brava Chiara, perché riuscire a mettere assieme tutte queste belle realtà di associazioni di volontariato, culturali, non è facile. Brava, complimenti ancora. E i runner saranno loro. E i runner, esatto, faranno da... Esatto. A proposito di runner, abbiamo qui Massimo Pennacchioli, che è il presidente dell'Atletica Team Lario. Anche qui siamo a distanza, Massimo, e quindi ovviamente poi... che togliere la mascherina. Massimo, allora, sì, voi correrete. Buongiorno Massimo, voi correrete? Sì, noi correremo. anche in caso di maltempo, anche in caso... Sempre. Voi correte. Noi, è la nostra passione, noi corriamo sempre. E anche in questo caso siamo ben lieti di organizzare questo evento insieme all'Associazione del Grumello, perché riusciamo a sposare due realtà che sono piacevoli e soprattutto nell'ecosistema, perché poi noi viaggeremo sui sentieri. Ecco, voi partite da qui, giusto Massimo? Sì, da, vedo che due squadre, la partenza Villa del Grumello, giusto? Sì, sì, partiranno queste due squadre, una farà un percorso, quindi con delle tappe che saranno a Como e poi andranno verso Cernobbio, Piazza Santo Stefano, poi faranno il sentiero della valle, Cernobbio, e ritorneranno qua al Grumello. Invece l'altro gruppo partirà, andrà invece verso Brunate, quindi... Passando per San Donato? Io l'ho fatta una volta, è una cosa bella in piedi, ma voi siete dei runner, noi, e quindi ovviamente chi vi ferma? Infatti poi saranno divisi in due gruppi, quelli che preferiscono fare, diciamo, questi percorsi. Andremo a San Maurizio, consegneremo i libri a San Maurizio, poi scendendo faremo... Ah ecco, quelli, questi qui sono i libri, Chiara? Possiamo anche farli vedere? Sono già questi i libri? Ecco, i libri che poi i runner domenica porteranno sono già qui confezionati. Ok, perfetto. Voi siete pronti, Massimo? Noi siamo prontissimi, come sempre, qualsiasi tempo ci sia. Che domanda! E quindi partiremo tutti assieme per poi arrivare e consegnare gli ultimi libri qua in Villa del Grumello. Domenica, allora, io vi farò vedere un po' questa bella manifestazione che è tra, come dice la nostra amica Paola, duo tra sport e cultura, un bel connubio, no? Ciao anche a Marilena, a Sandra, a Miranda, che ci augura il buongiorno anche se con la pioggia. In effetti, guardate, la pioggia è vento qui a Villa del Grumello, quindi abbiamo dovuto fare l'intervista qui all'interno. Chiara, cosa volevi aggiungere? Volevo aggiungere che per gli eventi invece che ci saranno alla Villa del Grumello è necessaria la prenotazione. Ah, ecco, sì, brava. Prenotazione, aspetta, obbligatoria. Ne approfitto e faccio vedere anche qua. Ecco qua. Accedendo al nostro sito, ecco, www.villadelgrumello.it. Esatto, qui è possibile prenotare massimo due biglietti. Sì, perfetto. Preferibilmente sì, per lasciare la possibilità a tutti di partecipare agli eventi. Quindi mi raccomando, questo è importante: eventi gratuiti nel pomeriggio di domenica e nella mattina. Alle 11, esatto. È un evento per bambini. Ah, giusto, è vero. E per adulti, per bambini di tutte le età, Gianni Rodari, come detto, Gianni Rodari, musica, esatto, bambini, Gypsy King, diciamo, è più mirato ai bambini, quello poi, pomeriggio invece è un pochino più, esatto, per gli adulti. Beh, quindi mattina al par qui a Villa del Grumello, dove ci troviamo, e pomeriggio sempre qui via per Cernobbio, la prenotazione però è obbligatoria. Perfetto. Bella davvero questa unione di intenti, ripeto, ti faccio ancora i complimenti perché so che ci hai lavorato anche tantissimo. Non è facile mettere assieme tutte queste belle realtà, e a questo punto allora ci vediamo domenica di corsa. Sì. No, meglio, no, di corsa no. Io sto tranquillo, Massimo, vengo a vedervi, poi vi faccio correre, vi aspetto, diciamo, facciamola così. Sì, ma anche noi sarà un momento tutti insieme di non di pensare solo alla corsa, al tempo, ma invece di riflettere e viaggiare con la cultura. Molto bene, allora Athletic Team Lario, giusto? Loro sono pronti a portare i libri, a fare appunto di corsa sia verso Cernobbio che verso Brunate. Lungo la Lake Como Poetry Way. Esatto, di Pietro Berra, perfetto. Abbiamo, credo, detto tutto, ci diamo un appuntamento a domenica mattina con questi libri di corsa, ve li faremo vedere, vi faremo vedere un po' questa bellissima manifestazione. Ricordatevi ancora, per chiudere, davvero fantastico, come dice Sandra, concordo, bella davvero, una bella iniziativa, prenotazione però obbligatoria, ecco, la cosa che vogliamo ricordarvi è questa qui, domenica credo che è l'occasione, se ancora non l'avete visto, venite a Villa del Grumello, anche se il tempo non sarà bellissimo, ma è un'occasione davvero splendida per ammirare cosa c'è di bello,
giardino bellissimo, guarda, ve lo faccio vedere dalle finestre perché, ripeto, è veramente brutto oggi, c'è un vento. Questo è una parte del giardino di Villa del Grumello, siamo in via per Cernobbio e questa è la seconda parte, quindi un posto davvero affascinante. Complimenti, dice Liliana, grazie Chiara. Grazie a voi. Come sempre un piacere venire qui a Villa del Grumello. Grazie a tutti. Di corsa, in forma. Massimo, a domenica. Grazie a tutti. Buongiorno, buongiorno.